Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi giro per voi il video sui preferiti del mese di settembre, perché l'estate è ufficialmente finita, siamo in autunno e io, tra le altre cose, sono felicissima perché sto riuscendo a girare qui in Puglia. Infatti, vedete la mia libreria alle spalle e sto riuscendo a godermi questo ultimo weekend di settembre qui, dove fa ancora un caldo mostruoso, fuori sono 80 miliardi di gradi e sembra di essere ancora d'agosto. Non voglio perdere troppo tempo in chiacchiere perché il sole sta calando e io vorrei riuscire a farmi vedere all'interno di questo video, per cui partiamo con gli eventi. Settembre è stato ovviamente il mese in cui ho completamente perso la testa, non ci ho capito un cavolo del mese di settembre. È stato poi il mese in cui io mi sono trasferita a Latina. Magari per parlarvi del mio trasferimento a Latina, di come mi sto trovando in questo primo mese, per non ripetermi all'interno di questo video, vi linko l'ultimo Get Ready With Me che è uscito, ve lo linko nelle schede e nell'info box. E appunto vi parlo dei miei 30 giorni di adattamento. All'interno dei preferiti, invece, ci tengo a parlarvi dei weekend che io ho passato fuori da Latina, non perché sia stata felice di andarmene da Latina, ma perché sono stati effettivamente dei momenti che mi hanno riempito di gioia. Sono stata a Roma un weekend dal mio migliore amico e lì sono stata semplicemente felice perché mi fa piacere stare con questa persona, perché gli voglio bene, perché è sempre un momento di crescita e di raccolta e di confronto al quale io tengo molto e del quale faccio tesoro. In più Roma è una città che mi toglie il fiato per quanto è magica, cioè, è proprio magica Roma e non so nemmeno io come spiegare che tipo di sensazioni mi dà camminare per quelle strade. E in questo mese ci sono stata abbastanza spesso a Roma, anche se sono passata magari solo zona stazione, sono arrivata fino al Colosso, sono tornata indietro, però comunque mi dà respiro stare lì, è proprio bello. E poi il weekend dopo ho avuto, non proprio il weekend, però insomma la settimana dopo, sono stata 2 giorni anche a Milano. Io amo Milano. Milano è tipo, boh, se potessi vivere a Milano sarei una Valeria così felice, cavolo, perché adoro quella città. E soprattutto ho potuto rivedere dei vecchi amici perché ho rivisto Ilaria, cioè Ilaria sta guardando questo video. Ho rivisto la mia amica Beatrix. Ciao Beatrix, so che guardi i miei video mentre pulisci casa, quindi spero che tu si stia trasalendo mentre stai spolverando qualcosa, il pensiero che io ti ho nominata all'interno di un mio video dei preferiti del mese. Ho rivisto amici che invece sono più nuovi, come Chiara, per esempio, che è una delle personcine più dolci e gentili che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. E poi ovviamente ho avuto l'opportunità di vedere finalmente di persona dal vivo Matteo Fumagalli. Così, per dare un po' di contesto alla cosa. Abbiamo anche fatto una foto insieme, la trovate linkata ad Instagram, qui nell'info box. Io e Matteo siamo nati lo stesso giorno, nello stesso anno, alla stessa ora. Entrambi facciamo ufficio stampa per una casa editrice ed entrambi abbiamo un canale in cui parliamo di libri su YouTube. Mio gemello perduto. Poi, ovviamente, l'ultimo weekend che ho passato fuori da Latina è proprio questo qui, quello che sto vivendo in questo momento in Puglia. Sono così felice di essere qui. Chi l'avrebbe mai detto? Io un anno fa piangevo all'idea di venire qui, mi ci hanno dovuta tirare. E invece ora, cavolo, ho rivisto le persone, ho rivisto i miei posti e sono a casa. Io ho sorriso tutto ieri notte. Tutto ieri notte ho sorriso. Che bello. Bando alle ciance, sento che ci siamo già persi tantissimo. Libro del mese. E vabbè, chi doveva essere, cosa doveva essere? Questo qui ovviamente è I Testamenti di Margaret Atwood, edito in Italia da Ponte alle Grazie al prezzo di 18 euro. È uscito a settembre, io l'ho comprato il giorno dell'uscita e l'ho letto. Così, appena avevo un momento libero, io mi mettevo a leggere I Testamenti. Anche perché, fun fact, per chi fosse nuovo qui, il racconto dell'Ancella, a cui poi I Testamenti appunto fa seguito, è uno dei miei libri preferiti di sempre. Lo amo talmente tanto che io mi sono tatuata una delle sue frasi storiche qui sul braccio. Ero leggermente gasata all'idea dell'uscita di questo volume. E ne parlerò ovviamente con voi all'interno del wrap-up. Sono ancora indeciso o meno se dedicargli un'intera video recensione, nel senso un intero video discussione, perché ormai è uscito da un bel po'. Quindi non lo so, non so se può essere superfluo arrivati a questo punto, fatemelo sapere nei commenti. Comunque però sicuramente ne parleremo nel wrap-up, che non uscirà giovedì, uscirà giovedì dopo ancora, sappiatelo, vi avviso di questa cosa. Qui posso dirvi che è stato un volume che io ho amato moltissimo, però
Gli ho trovato dei difetti che non mi aspettavo di trovarli, tra cui, secondo me, quello più eclatante è che mi sembra che arrivati a 100 pagine dalla fine ci sia stato un proofreader della Atwood che sia andato da lei e abbia fatto toc toc sul vetro in cui penso che la Atwood venga tenuta. E il speditore, Margaret, ciao. No, non per dire, Margaret, tu. Ma ci dovrebbe essere una trama. E l'altro tipo che fa: oh, è vero, devono succedere delle cose. E quindi, tipo, nelle ultime 100 pagine succede il mondo. E fino a quel punto il romanzo è bello, perché è bello, perché è scritto bene, perché ti racconta cose interessanti. Però se tu proprio dreni, tipo drenaggio di un fiume, se tu dreni la bellezza della scrittura, se tu dreni tutto il background di informazioni che ti dà, tutto quello che già sai su Gilead, tutte le tematiche da 1984, repressione delle donne, eccetera, se tu dreni tutte queste cose qui che sono belle, che fanno tanto e che vale la pena leggere, intendiamoci, su questo punto voglio essere molto chiara, i fatti che accadono nelle prime appunto 350 pagine, così, più o meno sono così. Questo è un grande difetto che io ho trovato al volume e me ne sono resa conto, tra l'altro, solo nel momento in cui sono arrivata alle ultime 100 pagine, quindi Margaret Atwood ha messo la quinta, ha ingranato ed è andata. Io dentro di me facevo, oddio, ma che sta succedendo? Poi mi sono resa conto che avevo questo cambio, cioè ero scioccata davanti alla pagina perché prima non era successo niente e quindi ero un po' confusa dalla cosa, ma ne parleremo meglio nel wrap-up. Ripeto, in ogni caso, lui è comunque libro del mese e comunque è stato un degno seguito al racconto dell'Ancella. Film del mese, serie TV del mese, insomma, ho guardato un sacco di roba, come tutti i mesi, solo che non vi nominerò serie TV, anche perché negli ultimi 30 giorni ho dedicato un intero 5 on Netflix alle serie TV da guardare adesso sulla piattaforma, anche quel video lo troverete linkato, però ecco, per tornare a noi, non vi nominerò serie TV all'interno di questo video, uno perché esiste quel video lì e due perché niente può reggere il confronto con il fatto che io al cinema ho visto C'era una volta Hollywood. Tarantino è uno dei miei registi preferiti, ho visto tutti i suoi lavori e io li ritengo tutti dei capolavori, con i loro pregi e con i loro difetti. Nessun film è perfetto, nessun libro è perfetto, niente al mondo è perfetto. Nemmeno Beyoncé è perfetta. So che alcuni lo pensano, ma nessuno è perfetto. E anche C'era una volta Hollywood ha avuto i suoi difetti. Ma non vi voglio spoilerare niente, perché magari tanti di voi non l'hanno ancora visto. Parlare di cose spicciole per darvi giusto un contesto, siamo a Hollywood, i protagonisti sono Rick Dalton, interpretato da Leonardo DiCaprio, e la sua controfigura, interpretata da Brad Pitt. E Rick Dalton, questo attore di western che si trova un po' sulla via del declino, però ha una bella casa sulle colline di Hollywood e per caso è vicino di casa di Polanski e Sharon Tate. La famiglia, la setta di Charles Manson sta acquistando sempre più forza, insomma, qui mi fermo, ma tantissimi di voi sapranno come vanno a finire gli eventi. Io voglio dire solo questo, voglio dire solo questo. Io sono andata a vederlo da sola al cinema perché non c'è niente di più bello dell'andare da soli al cinema ed ero in una sala piena, eravamo tanta gente. Io non credo di aver mai sentito così tanto silenzio in tutta la mia vita. Nel momento in cui è iniziato il film, non ha volato una mosca, una mosca, e quel film dura 2 ore e mezza, anche abbastanza abbondanti. Si sentiva ridere solo quando il personaggio di Brad Pitt faceva le battute e lui è un po' lo sfiatatoio comico del film, anche se proprio nei momenti giusti, sono pochissimi momenti in cui il film ti strappa una risata, ma sono proprio quelli giusti e ti strappa la risata giusta. Quindi in quei momenti si rideva, poi di nuovo silenzio, poi arriva il finale del film, quindi l'ultima mezz'ora, 45 minuti. Io avevo la mascella a terra e vi giuro, ce lo giuro su quello che volete, che io mi guardavo intorno in una sala piena di gente e vedevo solo ed esclusivamente persone attaccate al sedile così. Non so che faccia ho fatto perché non, vi assicuro che era quello ed era la mia faccia. Che finale, che finale.
Mamma mia! Cioè, io sono anche laureata in critica cinematografica, cioè io dovrei un attimino essere in grado di usare termini più professionali, più del campo, per descrivere il nuovo film di Tarantino. Invece no, l'unica cosa che riesco a dire è mamma mia! Non è diventato il mio nuovo film preferito di Tarantino, e rimarrà sempre per sempre, credo, Bastardi senza gloria, seguito da Kill Bill, ma si posiziona alto. C'era una volta Hollywood, si posiziona veramente alto. Passiamo adesso alla categoria del rossetto del mese. Sto giro sono stata brava perché lo indosso in questo momento. Per una volta Valeria ce l'ha fatta. In realtà non è un solo rossetto, è una combo. Matita più rossetto che mi è stata regalata dalla mia amica Ilaria, che saluto ancora una volta, con cui mi sono vista appunto quando ero a Milano. E tra l'altro era il giorno del suo compleanno, io non le ho portato un regalo, lei ha regalato delle cose a me, perché è normale, la vita va così. E la combo in questione è questa qua, appunto, la potete vedere sulle mie labbra. C'è una matita di MAC e questa qui è Cherry, che io non ho messo solo sui bordi, l'ho messo proprio su tutte le labbra come base. E poi il rossetto che ci ho steso sopra è il Rouge d'Armani Matte numero 400. È bellissimo questo rossetto, vabbè, di un'eleganza mostruosa. Quando compri Armani, compri anche quello. E il punto di rosso che questi due prodotti danno insieme è uno spettacolo. Cioè, io credo che si vede. Io sto guardando l'anteprima del video, per questo mi vedete guardare sopra di voi, perdonatemi. Però voglio assicurarmi che veramente il punto di rosso passi, perché è il rosso Hollywood, un tono più scuro e opaco. Cioè, io mi sento una rockstar quando metto questa combo. Cioè, da quando lei mi ha regalato questi due prodotti, non dico che li ho messi tutti i giorni, ma quasi. L'ho fatto anche perché, vi giuro che non sto esagerando, non sto scherzando, sono brutalmente sincera. Questa affare qui, questa combo qui, resiste a tutto. Io la prima sera che li ho messi, vi ho fatto anche delle Insta Story che ovviamente ora sono cancellate, ma seguitemi su Instagram, sono Read Blog Repeat anche lì, perché le facciamo queste cretinate insieme nelle Insta Story. La prima sera che li ho messi, io ho bevuto dei cocktail, io sono una fumatrice, quindi ho fumato e ho mangiato una pizza, e quello che vedete ora sulle mie labbra, nel senso la perfezione più assoluta di colore, di omogeneità e tutto il resto, era quello che avevo sulle labbra dopo aver finito la pizza, dopo aver finito la sigaretta, dopo la pizza, dopo aver bevuto i cocktail, tutto quanto. Sta roba è una bomba, niente, cioè ho rossetti molto long lasting, considerate che io non utilizzo le tinte labbra perché le odio, quindi ho tutti i rossetti in stick, ho dei rossetti molto long lasting, però anche nel momento in cui sono long lasting, dopo la pizza, la sigaretta, bevi e tutto il resto, giustamente non è omogeneo, nel senso il colore non è pieno come prima, è sbiadito, c'è ancora, a me va benissimo, io lo considero una cosa long lasting. Questo, due cose insieme, che non lasceranno mai più la mia vita, sono intonsi, cioè come lo metti è 8 ore dopo, cosa incredibile. Io sono andata a struccarli poi la prima sera, e utilizzo un burro struccante io, quindi roba molto pesa. La mattina dopo io avevo le labbra ancora leggermente colorate, cioè è il mio burro struccante, mi leva il mascara waterproof, così intendiamoci, quindi una bomba. So che sono due prodotti costosi, perché lo sono prodotti high end, però se cercate quella roba che vi dura addosso 10 ore senza seccarvi le labbra, senza darvi fastidio, perché quello fanno le tinte labbra con me, dopo un po' mi danno fastidio e me le devo levare perché sento che rattrappiscono tutto, loro due valgono la spesa come se non ci fosse un domani. Grazie Ilaria, mi hai cambiato la vita, perché amo mettere i rossetti rossi, i rossetti molto intensi, però spesso li evito perché so che dovrò mangiare cibi oleosi, insomma, a seconda della situazione poi mi regolo. Adesso so che con loro ci posso anche andare a farci la guerra, e probabilmente quando sarò allo stand del Lucca Comics quest'anno come espositore mi troverete con loro, perché tanto mi fido. So che li metto e ciao. Passiamo ai preferiti random, ne ho solo due. Questo mese è il primo, mi spezza il cuore, un siero di Estée Lauder, e questo qui è l'Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate. Questo prodotto mi è stato offerto da Estée Lauder Italia tramite la piattaforma Octoly, ed è un siero da 20 ml che io sto utilizzando tutte le sere da circa una decina di giorni. Innanzitutto ha il packaging più lussuoso, cioè, questa è una delle cose più lussuose che abbia mai tenuto in mano. Io ho una borsa di Vuitton, vi giuro che mi sembra più lussuoso questo siero
Lo sto scherzando. Ci puoi ammazzare una persona con quanto pesa? Intendiamoci, vabbè, alla pompetta, insomma, è un siero, è fatto in questo modo. È il classico packaging marrone in vetro della linea Advanced Nail Repair. Il prodotto più famoso di questa linea è il Siero Notte. E questa qui invece è una versione più concentrata e che dovrebbe aiutare nei momenti proprio in cui la pelle sta a terra, con le imperfezioni, con la texture. È un qualcosa che bisognerebbe usare la sera, proprio tipo terapia d'urto per farla riprendere. Io da 10 giorni lo sto usando tutte le sere perché i giorni no, la terapia d'urto che descrive Estée Lauder quando pubblicizza questo prodotto è la mia pelle tutti i giorni. Tipo leggevo, facevo, quando sono brufoli, punti neri, tutte le sere lo devo utilizzare, lo sto amando alla follia. In questi 10 giorni, so che vedrete probabilmente ancora un po' di imperfezioni, però vi assicuro che mi sta cambiando la pelle questo affare, mi sta cambiando la pelle. Ho avuto un miglioramento a livello di texture, a livello di iperpigmentazione, a livello di tutto, veramente. Negli ultimi 10 giorni, quando utilizzo lui, incredibile. Ma qui c'è un grosso ma. Innanzitutto è un siero da 20 ml e non da 30, che è una cosa che un po' mi lascia interdetta perché non so quanto durerà, ovviamente lo rivedrete in un video dei prodotti finiti. Ma questo affare qui costa 85 euro. Non l'ho pagato perché l'ho ricevuto tramite la piattaforma Octoly, però mi sta cambiando la pelle. Cioè, capite che io vedo una reale differenza in 10 giorni di trattamento con la mia pelle. Io sono ammaliata da questo affare. Quindi ogni volta che lo utilizzo, a parte che poi ha un odore buonissimo. Non avevo mai utilizzato nulla della linea Advanced Nail Repair di Estée Lauder, ma veramente mi piace un sacco l'odore. Però ogni volta che lo metto, una parte di me pensa, quando lo finirai, che facciamo? Ci possiamo permettere di spendere 85 euro per un siero? No. Per quelli che sono i risultati di lucidità quando mi sveglio la mattina, di texture della pelle, di iperpigmentazione e di acne che sta diminuendo, non sto scherzando, anche i punti neri li vedo leggermente meglio, io vi dico, provatelo. Assolutamente, però non mi sento a mio agio nel dirvi ne avete bisogno, ve lo consiglio spassionatamente perché so quanto possono pesare su un budget di fine mese 85 euro per 20 ml di siero. Quindi io vi dico, se avete il budget, punto, se avete il budget, provatelo. Se non avete il budget, non vorrei che nessuno si scapicollasse per provare una cosa che io ho consigliato che costa così tanto. Ecco, perché io sono la prima che non sa se si potrà permettere di riacquistarlo quando finirà e dovrà comprarlo lei. E io poi sono una pazza con la skincare e con i trucchi, quindi io sono perfettamente capace di fare sta follia e magari ritrovarmi che non posso mangiare per una settimana per il siero di Estée Lauder. Io queste cose sono capace di farle, non sto dicendo che siano giuste da fare, sto dicendo che io sono capace, però insomma va così. Questo affare è magnifico, è magnifico. Ed è costosissimo. Passiamo da un prodotto di skincare che costa un rene all'unica borsa low cost che io posseggo. Perché tra i preferiti del mese c'ho questo marsupio, che poi è convertibile in borsa di Parfois. Lui l'ho comprato a Roma con gli ultimi saldi, se non mi ricordo male, ve ne parlo in un video del No Buyer. In ogni caso è appunto un marsupio che ho comprato a Roma in stazione Termini da Parfois e che se non ricordo male è venuto 9,90. No, è venuto 9,90. L'ho usato per quasi tutto il mese come appunto vero e proprio marsupio, quindi avevo la tracollina che si può levare infilata. Qui dietro, da una settimana, 10 giorni, ho deciso di convertirlo in questo modo. Nel senso, tecnicamente l'ho trasformato in borsa, ma in realtà la tracolla è veramente molto corta, quindi io lo porto proprio a spalla, oppure lo porto in questo modo. Quindi sempre come marsupio, non vedrete niente, ma secondo me avete capito che tamarraggine. E questa qui c'è sempre come marsupio, però a tracolla invece che portato effettivamente in vita. Non è in vera pelle, è in ecopelle. E io lo sto amando follemente perché in questo periodo di viaggi, cioè avete visto, in un mese sono stata a Roma, a Milano, e sono tornata qui giù in Puglia, poi vado in ufficio, esco a Latina, insomma, io desideravo tanto, tanto, tanto qualcosa che mi permettesse di rovinarla, nel senso qualcosa che mi desse la libertà di dire, toh borsa, ti lancio
Quando torno a casa ti metto per terra sul treno, ti metto per terra sul marciapiede, ti butto su una sedia e non mi devo preoccupare. Tutte le mie borse hanno un certo prezzo e una certa qualità. E sebbene quel certo prezzo e quella certa qualità corrispondano anche ad una bella durevolezza nel tempo, ecco, non sono borse che devo necessariamente trattare con i guanti. Comunque mi rendo conto che se voglio farle durare per 10 anni, 15 anni, 20 anni nella mia collezione, non le posso trattare in quel modo. Cercavo qualcosa da trattare in quel modo, al prezzo di 10 euro mi sono portata a casa lui lei, anche perché desideravo follemente un marsupio nella mia collezione che mancava assolutamente. E indovinate un po', adesso Mango ha fatto uscire un marsupio in vera pelle che è bellissimo, l'ho visto l'altro giorno, è bellissimo, viene 35 euro. E aspetterò qualche sconto, qualche saldo, ma quel marsupio sarà mio perché è proprio bello quel marsupio lì. Ma lui serve allo scopo, ci entra tutto quello che ci deve entrare perché è pieno di cerniere, di taschine, anche in questo momento è pieno. Ho fatto un grande acquisto e l'ho fatto tra l'altro dettato proprio dall'inerzia, cioè del dire ci devo spendere il meno possibile perché altrimenti di mio non l'avrei mai acquistato. Questo si è rivelato il pezzo jolly della mia nuova vita latina, lo uso volentieri, cioè lo uso con gioia, veramente almeno do un po' di respiro al resto della mia collezione. Io ogni tanto sono quegli acquisti che fai perché li devi fare, li fai controvoglia e poi invece si rivelano delle cose proprio belle belle in modo assurdo. Lettori, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quali sono state le vostre cose preferite del mese di settembre, se vi ho mostrato qualcosa che vi ha intrigato particolarmente. Iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su, controllate l'info box, sapete già tutto perché siete molto più esperti di me. Ormai io vi mando un bacio e noi ci vediamo giovedì.